Bentornati. Oggi andremo a realizzare un mixer per il nostro computer, che sia portatile o fisso non è un problema, importante che sia un computer. Qua andremo a dividere tutte quante le tracce che abbiamo audio e potremmo controllare singolarmente il volume di ogni traccia audio, che sia internet, che sia qualsiasi programma che preveda un'entrata audio, noi la possiamo selezionare e controllare appunto il volume. Abbiamo messo un master, controllo master che controlla tutto, e poi i vari canali, e possiamo arrivare fino a un massimo di 8 canali. Io ho fatto questo qua, il progetto ne prevede solo 5, ma possiamo arrivare anche fino a 8 canali. E possiamo aggiungere qualsiasi programma che vogliamo. Io ho messo queste qua per esempio, ma possiamo selezionare qualsiasi programma che vuole, qualsiasi gioco, se avete dei giochi, anche quelli, vanno bene anche quelli. Per qualsiasi VLC, io ho messo il VLC per ascoltare gli MP3 o dei video. Questo qua è per Chrome o quello che avete, il vostro browser che avete preferito. Anzi, volendo potete mettere anche due, potete mettere anche Chrome e anche altri programmi per navigare, non ci sono problemi. Quindi oggi andremo a vedere proprio questo progetto. Io l'ho fatto con una stampante 3D, ma volendo lo possiamo fare benissimo in qualsiasi altra maniera. L'importante è avere un case, poi il resto è molto semplice. Avremo bisogno di 5 potenziometri, volendo possiamo mettere o no i nostri LED. Il circuito prevede con o anche senza LED. Io per semplificare ve li farò senza LED per fare una cosa molto più semplice. Come vedete qua vi lascio il PDF per scaricarvi con tutta la configurazione, e adesso vedremo di fare una cosa molto semplice però carina. Qua, se fate quella la versione con i LED, vedete man mano che aumentate il volume vi dà anche l'intensità della luce, che va da un verdino fino a un azzurro, arancione, poi diventerà rosso quando le portate al massimo. Ma se anche le fate senza LED il funzionamento non cambia, ok? Quindi ci scarichiamo il PDF e poi procediamo. Sul PDF vi lascio anche il mio disegno che ho creato, poi se voi volete fare un case così, cioè le dimensioni sono queste, per i potenziometri sono queste qua. Io vi ho lasciato anche il disegno, se volete scaricarvelo è incluso nel PDF, e se volete ristamparvelo potete farlo benissimo, ok? Quindi una volta stampato il nostro PDF potete prendervi già le misure di quel disegno che avevo fatto io, queste qua sono le misure originali, e potremmo andare a farci una base, potete farla di compensato come volete. Poi andremo a fare i fori, vi ho già segnati i fori, e andremo ad inserire i nostri 5 potenziometri come state vedendo adesso, e vedendoli da dietro, in questo senso, andremo a collegare i fili. Partendo da destra, vedete, su un qualsiasi potenziometro, vedendolo da dietro, sui tre pin, quello tutto a destra sarà il negativo, quindi dovremo andare a collegare tutti i negativi assieme, ok? Mentre quello tutto a sinistra sarà il positivo, e andremo a collegarli tutti assieme, ok? E poi andremo a fare un unico filo, sia positivo che negativo, mentre quello centrale di ogni potenziometro andrà collegato al nostro Arduino pin analogici, praticamente quelli che vedete qua sul PDF che vi ho messo in allegato
sono quelli segnati in giallo, praticamente da la A0 alla 2, alla 1, alla 2, alla 3 fino alla 7. Qua possiamo collegare fino a 8 potenziometri, perché il potenziometro è un analogico, quindi andrà collegato ai pin analogici. Non andate a collegarlo sui pin verdi, dove c'è scritto D2, D3, D4, D5 fino a D12, che quelli sono digitali. Noi dobbiamo collegare i potenziometri sui analogici. Poi, se avete i potenziometri, questi qua a cursore, volendo possiamo metterci o questi qua o anche quelli a slitta, si chiamano, potete metterci anche quelli, non ci sono problemi. Vi lascio anche lì, vi faccio vedere come collegarli anche quelli a slitta, che okay? Non cambia niente, hanno solo la forma diversa ma il collegamento è sempre uguale. Anche qua poi andremo a collegare sempre il centrale, cominciando da la 0 fino alla 1, 2, 3, 4. Ok, noi abbiamo 5, quindi andremo a collegarlo dalla 0 fino alla 4. Mentre il positivo andrà sui 5 volt e il negativo andrà collegato sul ground del nostro Arduino Nano. Ok? Quindi colleghiamo il tutto e poi continuiamo. Bene, se avete collegato tutti i fili, il risultato sarà questo. Che, come vedete, qua tutto a destra abbiamo tutti i negativi collegati tutti assieme e poi li ho fatto un filo unico che andranno collegati al nostro Arduino, che sarà all'interno là sotto, ok? Stessa cosa ho fatto con i positivi, ho fatto dei ponti, positivo, 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 e portato sempre sotto con cavo al nostro Arduino, che è là sotto, collegato al 5 volt. Mentre il negativo andrà sul ground, come abbiamo visto prima in figura. Mentre ogni singolo centrale del potenziometro li abbiamo collegati sui gialli che abbiamo visto prima, sugli analogici gialli che abbiamo visto prima, ok? Dalla 0 alla 4, ok? Questi qua sono i LED, che faremo un video a parte per collegare i LED. Adesso questa qua è la versione semplificata, comunque il funzionamento è sempre uguale. Sotto io ho messo il nostro Arduino, adesso qua non so se si vede, comunque là sotto c'è l'Arduino. Comunque questo era solo per farvi vedere i collegamenti molto semplici, ok? Adesso andiamo a chiudere il tutto e poi ci portiamo sul computer per il programma per far funzionare Arduino e tutti quanti i canali che abbiamo deciso di inserire, di qualsiasi programma che vogliamo. Ok, procediamo. Bene, adesso dobbiamo andare ad aprire il nostro Arduino IDE, che se non l'avete vi lascio il link in descrizione. Poi in descrizione vi lascio anche il file da aprire, questo sarà il nome, e slide 5 RGB, che qua potete vedere come l'ho impostato, appunto con i 5 canali analogici, quelli che abbiamo visto prima, la 0, la 1, la 2, la 3 e la 4, ok, che sono i centrali dei 5 potenziometri. Poi qua abbiamo il discorso dei LED, ma lo vedremo su un altro video. Adesso qua non ci resta altro che cercarvi, qua vi cercate la vostra scheda, e quindi Arduino Nano in questo caso, ok? Cercate Arduino Nano, qua vi cercate la vostra porta, e queste sicuramente non saranno le vostre, vi dovrete cercare la vostra, dove c'è il vostro Arduino Nano collegato in quel momento. Dopodiché potete già caricarvi questo qua, che è già a posto. Poi passiamo agli altri due programmi che dobbiamo scaricare. Quindi adesso vi dovete scaricare, che vi lascio sempre il link in descrizione, il
due file da questo sito che si chiama DJ. Ok, andiamo a scaricare, andiamo sotto. Una volta arrivati a questa pagina andate sotto e dovete scaricarvi il DJ, questo DJ.exe, e il config. Ok, questo qua e questo qua ve lo dovete scaricare e poi procediamo. Bene, adesso andiamo a creare una cartella e dentro ci mettete i file, due file che abbiamo scaricato prima, quindi il DJ.exe e il config. Ok, poi andiamo ad aprire il config con doppio clic, o se no lo potete aprire anche con block notice. Ok, e questo qua sarà il nostro risultato. Dentro ci sarà questa configurazione qua, che questi qua, come vedete, sono i 5 canali, 5 potenziometri che dovremmo andare a configurare. Quindi qua col 0 potremmo lasciare sempre il master, e qua ci potete aggiungere tutto quello che volete, i canali che volete, praticamente i programmi che volete. Io ho messo Chrome, come vedete. Andate a scrivere chrome.exe se avete Chrome, se avete altre Mozilla potete metterci mozilla.exe. Qua ho messo VLC, qua ho messo Kodi sempre .exe, qua ho messo un gioco, ma potete configurarlo come volete voi a piacimento. Dopodiché andate sempre su file e lo salvate, ovviamente con la vostra configurazione nuova. Qua dovete andarvi a cercare la porta, quella che avete programmato prima con un Arduino. Vedete, la mia è la 32, ma sicuramente la vostra non sarà 32, sarà un altro numero che dovete andarvi a cercare. Ok, lasciate il 9600, lasciatelo. Dovete cambiare solo il numero della porta, che sarà COM, nel mio caso è 32, nel vostro caso la dovete cercare. Quando andrete a configurare Arduino vi verrà fuori sulla porta che è collegato. Quindi una volta fatto questi cambiamenti qua, salvate il tutto, chiudete e potete andare subito ad eseguire il DJ.exe. andando al .exe vi dirà questo, vi verrà fuori questo channel qua, dovete dirgli esegui, e in basso a destra vi verrà fuori l'iconcina con scritto DJ, questo qua, vi verrà fuori questo simbolo qua, in basso a destra, vicino all'orologio, verrà fuori il vostro simbolo, e praticamente il nostro DJ è già pronto, è già configurato con i programmi che appunto voi avete configurato. Ok ragazzi, provate e vedrete che funziona. Quindi adesso andiamo ad aprire il nostro programma, la nostra cartella che abbiamo fatto, con dentro i due file. Come vedete c'è il config e il DJ. L'altra cartella sopra sarà fatta in automaticamente quando parte il programma DJ. Quindi doppio clic, diciamo esegui, poi ci spostiamo in basso a destra, eccola qua la nostra icona, quindi il programma è già attivo. Adesso se noi apriamo il mixer del volume, vedrete che adesso io vado ad aprire VLC per farvi vedere. Ok, eccolo qua. Io apro un po' il master, vedete, adesso col VLC alzerà e abbasserà solo il volume del VLC, tutti gli altri volumi resteranno bassi. Ok, man mano che alzo, che abbasso, avremo il controllo di tutti i vari programmi che noi abbiamo programmato, e solo di quelli. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto.